Lenti fumatori, buongiorno da Moreno. Uno dopo anni che si applica a provare, scrivere schede, recensire tabacchi, pensa di avere sviluppato i suoi gusti, a seconda delle stagioni, di aver trovato i suoi tabacchi preferiti, dove collocare e quando le fumate aromatizzate, quando le English Mixture, quando i Virginia, insomma, uno si sente un fumatore, un pipatore solido e con un certo carattere. Fino a che vede magari qualche video qua e là, entra un input da qualche parte e uno si imbatte in un tabacco che non aveva considerato, ma che era lì in sottofondo che lo stuzzicava da tanto. Per di più, presentato da una persona attendibile, con un certo bagaglio culturale, una persona affidabile, un archeologo, un fumatore, uno studioso, uno storico, e dice: cavoli, questo qui è un tabacco che effettivamente mi stuzzica. Sigla e poi parliamo di questo tabacco e di questo archeologo. Tabacco in questione, che ho tenuto celato per ora nel titolo, ma da domani o dopo lo scriverò così che voi possiate ricercarlo. Il tabacco in questione è l'Holger Danske, prodotto da Planta, tabacco aromatizzato al bourbon, quindi aromatizzazione alcolica. Infatti, vedete qui Black and Bourbons. E a questa evocativa imbarcazione nordica vichinga in copertina, ed è un tabacco composto da Black Cavendish doppiamente fermentato e Burley tostato dagli Stati Uniti. L'archeologo in questione è Luca Piemontese. Cercherò di mettere una delle sue immagini più composte e affidabili qui di fianco, così che lo possiate vedere e così che possiate andare a trovarlo sul suo canale che vi linko qui sotto, canale che parla di fumo lento ma che ogni tanto infarcisce il tutto anche con cenni storici. Ha fatto un video bellissimo con una visita ad una città, ma non vi svelo niente, lascio a voi il tempo per andare a cercarlo e documentarvi anche su di lui. Allora, Luca mi ha fatto venire, lui in realtà non è responsabile, io prima stavo scherzando, sono io che sono vulnerabile e ancora mi faccio incuriosire, ma direi per fortuna, perché come sappiamo questo qui è un mondo il quale non finisce mai di stupirci, si scoprono sempre nuove cose e non è giusto secondo me rimanere incasellati, chiusi da nessuna parte e fumare sempre gli stessi tabacchi. Uno è liberissimo di farlo perché fa parte appunto delle varie libertà di cui parlavo prima. A me piace ancora, dopo tanto tempo, farmi incuriosire, farmi stuzzicare anche da tabacchi che non sono solito fumare. Esaminiamo meglio la busta insieme al momento dell'apertura, elegante e semplice, con sfondo nero. Prezzo in Svizzera 7 franchi e qualcosa. Andiamo ad aprirla. Vediamo Holger Dansk Quality Pipe Tabacco Black and Bourbon. Dentro sembra esserci un panetto abbastanza solido, sotto c'è scritta la composizione, quindi Black Cavendish doppiamente fermentato e Burley dagli States. La busta è dorata all'interno e già veniamo inondati da profumi dolci. Sì, il panetto è molto compattato, ma non riscontro una umidità eccessiva. La colorazione è ovviamente scura. Vediamolo più da vicino e vediamo ovviamente il Black Cavendish che è in quantità massima, con qualche filamento più chiaro che dovrebbe essere il Burley.
Sì, i profumi sono dolci anche di caramello, vaniglia, forse un qualche cosa di fruttato. Vediamo qualche foglia un po' più grande. Direi apprezzate quanto me ne è rimasto e quanto ne ho fumato in queste 3 settimane o 4 più o meno. Vabbè, ora non si vede, però ho quasi finito la busta, ci saranno 3-4 cariche. E è un tabacco che per certi versi mi è piaciuto, quando si ha voglia di qualcosa di dolce è un tabacco sicuramente valido, è reperibile in Italia, io l'ho preso in Svizzera al costo di 7 franchi e 30, costo ridicolo di 7 franchi e 30, in Italia costa poco più di 10 euro, non mi ricordo bene quanto, me lo disse Luca, ma ora non ricordo, ve lo scrivo qua in sovraimpressione o sotto. È un tabacco che ha una profumazione ambientale, da quel che mi si dice, molto buona. Probabilmente a chi non è avvezzo tanto al fumo da pipa, comunque questi profumi dolci piacciono sempre, spesso i tabacchi aromatizzati piacciono nell'ambiente. È un tabacco che in fumata rimane comunque un tabacco morbido, bilanciato, leggero. Oggi lo caricherò e lo fumerò in schiuma di mare. È un tabacco che potete tranquillamente buttare in pipa e accendere, che non vi dà nessun problema di gestione, a me non ha dato nessun problema anche di acqueruggiola dovuta diciamo alla troppa umidità del tabacco, assolutamente, quindi sicuramente un plauso va alla facilità di fumata, anche alla facilità di fruizione dei gusti e dei sapori. È un tabacco semplice, non ha una grossa struttura, non ha una grossa profondità, è semplicemente dolce. Io ci sento come sentivo anche nell'altro aromatizzato che ho fumato in questi anni, che è il Special Reserve Black Cavendish di Amphora. Ci sento, oltre che sì, un qualche cosina di alcolico, ci sento un po' sempre quello stesso sapore. Forse sono io che non ne ho fumati tantissimi di aromatizzati e non per lungo tempo, e quindi tendo a dare un po' a tutti lo stesso sapore, probabilmente perché non ho mai approfondito. Però si sente un qualche cosa anche di floreale, di petali, unito alla dolcezza, ecco. E anche una nota, come vi dicevo, un po' anche dell'Amphora Black Cavendish, una certa nota di confetti, ecco, quella dolcezza delicata anche nei profumi e nel retronasale dei confetti. È un tabacco che secondo me ha un solo difetto. È un tabacco che secondo me ha un solo difetto, quello di lasciare nella pipa un profumo e un sapore per le fumate successive, se poi andate a fumarci altro, un sapore un po' come di caramello bruciato,
unito anche a un qualcosa di dolce che in fumata non è assolutamente sgradevole, è un tabacco anche abbastanza morbido, come dicevo, non profondissimo, non evolutivo, non sfaccettato, ma è godibilissimo per quello che è un tabacco aromatizzato da fumare disimpegnatamente quando si ha voglia di un po' di dolcezza. Però poi se fumate altro nella pipa, diciamo che a me è capitato di sentire al naso, annusando la pipa, e per le paio, tre di fumate successive, se cambio tabacco, di sentire questo odore un po' di caramello bruciato. È un sapore ed un profumo che io non sono abituato a sentire, quindi non nausea, ma mi dà un po' fastidio sentirlo nelle pipe. Infatti, la maggior parte delle cariche l'ho fatte o in pipe dove fumo solo aromatizzati o nelle schiume di mare, in questa schiuma di mare che non ha una memoria, insomma, non rimane così tanto impregnata come nel legno, come nella radica. Per il resto io so che è apprezzato, che è fumato, perché è reperibile in Italia, c'è negli scaffali delle tabaccherie. E quindi chiederei più che altro a voi cosa ne pensate. Io tra i pochi aromatizzati che ho provato, ad esempio, l'ho preferito all'Original Choice di McBarren, anche se lì ho sentito un po' le stesse cose, ecco. Forse perché anche là non ho approfondito molto. Invece mi sembra di aver preferito il già citato Amphora Black Cavendish perché, oltre alla dolcezza, ha anche secondo me i tabacchi che lo compongono riescono a dare qualche cosa in più, è un pelo più strutturato. Però come leggerezza, come dolcezza e in fumata non è assolutamente troppo dolce, non è stucchevole, è una fumata godibilissima. Ecco, comunque lo metterei dietro l'Amphora Black Cavendish. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Altri aromatizzati a cui paragonarlo non me ne vengono in mente. Ah, sicuramente mille volte meglio del Black Vanilla, Black V. Sicuramente meglio. Non mi ricordo cosa. Però e quindi basta, questo è il tabacco misterioso della Befana. Ringrazio Luca Piemontese e tutti coloro che mi stimolano, mi fanno venire voglia di fumare altre cose rispetto a quello che fumo di solito. Scrivetemi nei commenti se l'avete fumato, cosa ne pensate. Il mio voto non è molto necessario, arriva alla sufficienza, diciamo, per la categoria dei tabacchi, dei pochi aromatizzati che fumo. Ma non sono la persona più adatta per dare un voto a questo tabacco perché appunto non ho mai approfondito così tanto. Se un giorno lo farò, probabilmente mi addentrerò di più anche nelle valutazioni e nell'indagine di questa tipologia di tabacchi. Un saluto, a presto da Moreno.